Webinar procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività delle imprese funebri in Emilia-Romagna. Questo è il quarto appuntamento online del nuovo ciclo del 2019 di webinar in materia di semplificazione amministrativa svolto in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Sono Paola Pirani di Forma SPA e vi introdurrò in questo evento online. Do il benvenuto anche alla relatrice di oggi, la dottoressa Milvia Folegani, funzionario con posizione organizzativa attività in materie igienico-sanitarie, di sicurezza e salute sul lavoro, della Giunta regionale Emilia-Romagna, alla quale a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è il quarto incontro online del nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa coordinato dal Gabinetto della Presidenza. Coordinato dal Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e facente parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014. Del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Nell'ambito di questo percorso, che è iniziato l'11 settembre e durerà fino a fine ottobre, abbiamo trattato diverse tematiche, tra le quali la safety e la security, le procedure per la gestione delle onoranze funebri, quelle appunto di oggi, la semplificazione per le imprese certificate e il software gestionale del SUAP. Vi ricordo anche che a breve vi arriverà la mail per il prossimo incontro online che si terrà il 22 ottobre e nella chat a breve metterò anche il link della pagina di eventi al quale potete già iniziare ad iscrivervi. Nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione abbiamo svolto diversi webinar e seminari. Le tematiche sono state siamo passate dalla conferenza dei servizi, la SCIA, il SUAP, Il SUE, il modulistica unificata e standardizzata, commercio, notifica sanitaria, imprese, edilizia, digitalizzazione, spettacoli e trattenimenti pubblici, autorizzazioni, imprese funebri, ambiente e semplificazione per imprese certificate. Tutti questi nostri eventi li potete sempre trovare al nodo di eventi PA 17455, dove appunto vi sono tutti i link ai nostri seminari e webinar. Riportano poi alle pagine dei 20 PA dove, nelle quali potrete trovare le slide, le domande, le risposte e potete trovare anche per quanto riguarda i webinar le registrazioni. Inoltre, sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice all'indirizzo rete.italiasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Forma SPA nell'ambito del PON Governance e progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare con le credenziali di FP Out, cliccare sul pulsante Accedi e si viene iscritti immediatamente alla comunità Rete Italia Semplice. Per partecipare alle altre due aree, la modulistica standardizzata e semplificata e il SUAP conferenze di servizi, basta richiedere la partecipazione. Questa rete è molto importante perché mette a servizio delle informazioni importanti come guide FAQ, chiedi all'helpdesk e poi tutto un remind ai nostri seminari e webinar. Andiamo velocemente, per non togliere tempo alla trattazione di oggi, al webinar di oggi, al nostro incontro online. Un incontro rivolto al personale dell'amministrazione dei SUAP dell'Emilia-Romagna, ma anche aperto a tutte le persone dell'amministrazione dei SUAP delle altre regioni e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Ora, dopo l'accoglienza e l'apertura dei lavori, ci sarà l'intervento della dottoressa Milvia Folegani e poi ci sarà il solito spazio per le risposte alle vostre domande che potete scrivere nella chat. Quali sono gli argomenti di oggi del nostro webinar, procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività delle imprese funebri in Emilia-Romagna? I provvedimenti regionali di riferimento, le procedure per l'autorizzazione delle imprese funebri, requisiti per l'esercizio delle attività funebre, competenze e vigilanza dei comuni in materia.
Alla fine, come dicevo prima, raccoglierò dalla chat le vostre domande e le sottoporrò alla nostra relatrice. Ricordo ancora che tutte le domande alle quali non sarà possibile rispondere oralmente durante il nostro incontro online, troverete poi nei prossimi giorni il file con le risposte per iscritto sempre sulla nostra piattaforma. Come tutti i webinar, l'evento è registrato, di conseguenza sempre dopo l'evento potete trovare nella pagina nella quale vi siete iscritti, ovvero eventipa.formez.it/node/196938, potete trovare la registrazione e le slide. Vi ricordo che per quanto riguarda l'attestazione di iscrizione occorre partecipare per almeno il 20% del tempo. Dopo che il nostro staff avrà attestato, potete scaricare il questionario, rispondere al questionario. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto è doveroso, ma lo faccio con piacere, ringraziare Paola Pirani che mi ha supportato, soprattutto sulla parte tecnica, e spero insomma di non creare del caos, ma può darsi che si riesca ad aggiustare. E quindi chiedo comunque il conforto. E a questa organizzazione che io ho scoperto attraverso una collega della Regione Emilia-Romagna che si occupa di SUAP per la Regione Emilia-Romagna e che mi ha indicato questa via per arrivare in maniera efficace agli stakeholders che sono interessati alle materie della pubblica amministrazione in modo appunto efficace sicuramente. La materia gli argomenti che mi accingo a rappresentarvi questa mattina sono una piccola parte di una parte molto più ampia che c'è all'interno della normativa, la legge regionale 19 del 2004, che si intitola Disciplina in materia funerale. Allora, un secondo, c'è un blocco nella rete, vi chiedo un attimo di pazienza. La nostra relatrice si è... C'è stato un blocco, spero che la mia voce riesca a arrivarvi. Spero, Milvia, se riesci a sentirmi, devi uscire e rientrare. Ok, allora cerco di... Adesso vi chiedo solo un attimo di pazienza. Intanto che aspettiamo che Milvia rientri in aula, vi scrivo nella chat la pagina di eventi nel quale potete trovare tutte le indicazioni per il prossimo webinar che concluderà questo ciclo svolto in collaborazione con la presidenza col gabinetto della presidenza della Giunta regionale Emilia-Romagna e tratteremo sempre di safety e security. Allora, vi chiedo ancora qualche attimo di pazienza, intanto sono qui in aula con voi, se volete intanto scrivermi qualcosa riguardo al nostro percorso. Sono qui a vostra disposizione, solo qualche attimo di pazienza e poi Milvia ritornerà subito in aula con noi. Questi sono, come dicevamo prima, il bello della diretta. Tanto vedo che in aula già siamo intorno alle 50 persone. Ecco Milvia che è rientrata, allora diamo qualche attimo per far partire la webcam e il microfono. Appena vedo che... Ecco qui. Allora, silenzio. Sto... Un blackout, scusate. E, niente, vi stavo dicendo che oggi io presenterò una piccola parte della materia che in realtà è piuttosto grossa perché comprende molti altri temi, da quelli tipicamente igienico-sanitari, legati appunto
a questo tipo di attività, polizia mortuaria, eccetera, e ad altro, per il commiato piuttosto che altre questioni, e mi soffermo invece sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle imprese di onoranze funebri che operano in Emilia-Romagna. La legge regionale si ispira evidentemente al DPR 285 del 90 e alla normativa nazionale conseguente. Gli atti amministrativi che abbiamo scritto come regione evidentemente valgono per la regione Emilia-Romagna. Questo lo dico perché sto scorrendo i nomi e le presenze di tante persone che stanno seguendo il webinar e vedo che ci sono altre regioni. Allora, vediamo di non far pasticci. Partirò da una questione. Da una questione è molto didascalica, partendo dai provvedimenti regionali di riferimento. Adesso non so se si possa allargare un po' lo schermo. No, beh, direi che comunque si vede. La nostra legge è coordinata con le modifiche apportate dalla legge 27 luglio del 2005, la numero 14, e dalla legge regionale 4 del 2010. Le delibere di riferimento principali, quelle che da subito hanno dettato i requisiti che le imprese di onoranze funebri debbono avere e quindi le indicazioni operative anche per i comuni che restano coloro che controllano e coloro che autorizzano le imprese di onoranze funebri sono la delibera di giunta 156 del 2005 e la 163 del 2006. Vi anticipo che quest'anno, anche in occasione di alcuni fatti occorsi nella nostra regione e anche in ossequio all'evoluzione normativa di questa materia, si è proceduto al rinnovo, alla ricognizione, diciamo così, della materia e degli atti deliberativi della Regione Emilia-Romagna, proponendo alcune novità che non sono in grado di portarvi oggi perché tutta questa attività che ha occupato praticamente un intero anno del lavoro della giunta della regione, trova la sua emanazione, diciamo così, ufficiale in questi giorni, ma l'atto non è ancora visibile, sarà visibile probabilmente fra qualche giorno e presupporrà un intervento. Credo un intervento politico da parte del nostro assessore di riferimento o della nostra direttrice di riferimento, ma questa è una cosa che vedremo vedrete nel prosieguo nei prossimi giorni, nei prossimi tempi. Mi sembrava il caso comunque di accennarvi perché qualche cosa in realtà cambierà. Intanto alcune questioni basilari. Che cosa si intende per attività funebre, secondo la nostra legge? Si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni. Quindi chi vuol fare impresa e vuole essere autorizzato come impresa di onoranze funebri deve fare queste tre attività che vi sto leggendo congiuntamente, e cioè disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche amministrative inerenti al decesso, la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale, trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. Scusate che. È prevista esclusivamente l'attività disgiunta limitatamente al trasporto funebre. Qui non cambia niente neanche nel futuro, all'indomani della prossima delibera di giunta. Che cosa comprende l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre?
L'autorizzazione all'esercizio, nella nostra legge è all'articolo 13, comma terzo, è comprensiva delle autorizzazioni comunque denominate di competenza del comune previste dalla normativa vigente in materia. Quindi, le autorizzazioni che riguardano il commercio, di commercio, quindi di agenzia, degli affari per lo svolgimento del trasporto funebre. Allora, la nostra legge, modificata, come vi dicevo, con altri atti del 2010, sostituisce all'autorizzazione antecedente l'avvio dell'attività, la dichiarazione di inizio dell'attività, che oggi è la segnalazione certificata di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi della 241. Il modificato articolo 13 della legge 19 che cosa prevede? Prevede che le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre debbano presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata ai sensi dell'articolo 19, comma secondo della 241 al comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla giunta regionale ai sensi del comma terzo della legge. E attualmente sono quelle due delibere di cui vi ho parlato inizialmente, la 156 del 2005 e la 163 del 2006. Poi, al comma 4, è previsto che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare. C'è un errore nella slide, pazienza, scusate. Delle rimesse del personale e quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. Poi entriamo ancora più dentro, diciamo così, alle procedure per l'autorizzazione delle sedi secondarie in comuni della regione da parte di un'impresa funebre già autorizzata da un comune della regione Emilia-Romagna. L'apertura delle sedi secondarie quindi è il nostro argomento, il focus. L'apertura della sede o delle sedi secondarie in un altro comune o nello stesso comune da parte di un'impresa funebre già autorizzata non comporta attualmente, allo stato delle cose, una nuova autorizzazione per l'esercizio funebre. In altre parole, i requisiti per l'esercizio funebre non vengono rivalutati in caso di apertura di sedi secondarie. Allo stato, l'apertura della sede o sedi secondarie, sedi nelle quali vengono esercitate tutte le attività, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre. L'eventuale autorizzazione in materia edilizia o commerciale necessarie per l'utilizzo di queste sedi verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune ove ha sede l'impresa. Quindi allo stato attuale, fino ad oggi, le cose stanno così. I comuni hanno evidenziato difficoltà nella loro attività di vigilanza a fronte del proliferare di sedi secondarie dirette a canalizzare l'assegnazione di funerali. Nel corso della mia attività, da quando mi occupo di questa materia, da qualche anno, ho ricevuto nel corso del tempo molte richieste, molti quesiti da parte dei comuni della mia regione. I quali trovavano difficoltà appunto nel comprendere quali requisiti, come comprendere l'idoneità di una impresa di onoranze funebri a poter svolgere l'attività rispetto ai requisiti che venivano richiesti, che vengono richiesti dalla
dagli attuali atti amministrativi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, a cui si è cercato di rispondere con appunto, i mezzi attuali. Quali sono questi requisiti che fino ad ora vengono richiesti per l'esercizio dell'attività funebre da parte delle imprese di onoranze funebri? Allora, la sede di trattazione degli affari. Le imprese funebri debbono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa, lo abbiamo accennato prima, anche coincidente con la sede legale stessa. Questa sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e di rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, evidentemente, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere e di ogni altra attività connessa alle pratiche funebri. C'è un riferimento al paragrafo incluso dentro la DGR 156-2005, che è il primo atto amministrativo che ha approvato la prima direttiva sulla materia. Requisiti del personale. I requisiti del personale che deve avere un'impresa di onoranze funebri. Ogni impresa funebre deve disporre di una persona specificamente individuata che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre deve essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche questi descritti nella prima DGR, la 156 del 2005. Sempre sul tema dei requisiti, ogni impresa funebre deve disporre di almeno quattro operatori funebri in possesso dei previsti requisiti formativi, e questa disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza, negli ambienti di lavoro. Mi soffermo un secondo su questo tema perché è uno degli altri temi che molti comuni mi hanno rappresentato proprio rispetto al come comprendere la effettività del personale che svolge l'attività. Senso che più di una volta mi sono vista scrivere: ma questa impresa c'è un titolare, c'è un fratello, poi viene assunto il nonno. Cioè, diciamo che abbiamo cercato di lavorare come Regione Emilia-Romagna proprio per rendere più chiari i requisiti e per essere di aiuto alle amministrazioni comunali che sono quelle chiamate ad autorizzare queste imprese. Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale per raggiungere il contingente minimo è lo strumento dell'associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del Codice Civile, la costituzione di consorzi con attività esterna, di cui gli articoli 2602 del Codice Civile e seguenti,
Le società consortili, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile. La società consortile deve essere costituita esclusivamente da imprese funebri autorizzate o autorizzande per permettere un controllo complessivo dei comuni sullo svolgimento dell'attività e sul costante possesso dei requisiti, alla luce di quanto previsto dalla normativa regionale. In questo caso sono le singole imprese che hanno costituito la società ad entrare in possesso dell'autorizzazione comunale, sono loro che devono essere autorizzate necessariamente. Il consorzio con attività esterna è autorizzato dal comune come consorzio tout court. Tali forme di integrazione del personale da dichiararsi in SCIA e sottoposte al controllo dei comuni hanno determinato, come vi dicevo prima, numerose difficoltà applicative anche in ragione della mancata determinazione di requisiti incrementali di personale. Del tipo, vi faccio un esempio, impresa composta di 4 persone, quindi requisito minimo, con un unico carro funebre, che riesce a assolvere a una numerosità tanto eccessiva di funerali concentrata in un tempo minimo che determina il legittimo sospetto che con ogni probabilità non trovi forme diverse per poter appunto affrontare questa numerosità di funerali con elementi difficilmente controllabili o comunque con strumenti, viene da pensare, non idonei. L'esempio che ho sempre fatto anche in occasione dei lavori per modificare e aggiornare la direttiva sui requisiti che devono avere appunto le imprese di onoranze funebri, mi viene dalla mia esperienza rispetto alla normativa sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui mi occupo da 30 anni, ed è quella relativa agli uomini giorno di cantiere. Agli uomini giorno di cantiere, forse si Sì, ti è sentiamo, si è stoppato stoppato tutto, solamente il video. non so se Puoi. mi sentiate. Ah, ok, perfetto. Quindi, no, dicevo, da questa mia esperienza in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, provo a riavviare la webcam, forse partirà, non si sa. L'importante è che mi sentiate. Per cui, per esempio, per quanto riguarda i cantieri, l'effettività, diciamo così, l'idoneità, rispetto ad affrontare un grosso lavoro dal punto di vista dei cantieri, quindi ambienti di lavoro, è compatibile con una organizzazione piuttosto complessa in termini di uomini e di mezzi. Io riproverò a riaccendere la webcam, Ti sentiamo però molto so anche bene, avere dei prego. problemi, io però se mi sentite proseguo. Ecco. E, quindi proseguo, è l'ultima parte, diciamo così, della mia trattazione. E quindi chiudo questa breve parentesi. Rispetto ai requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, requisiti autofunebre e autorimessa. Le imprese che esercitano l'attività funebre debbono disporre di almeno un'auto funebre, conforme a previsti requisiti, e di almeno un'adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione del carro funebre.
I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, debbono essere rivestiti internamente nel comparto destinato al feretro da un idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si possa spostare durante il trasporto. Il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. Su questo aspetto vi dico, vabbè, l'ho scritto anche, quindi andavo un po' a memoria, ma in realtà l'ho precisato anche nella slide che presento questa mattina. La vigilanza sulla idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Sull'attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita. È chiaro che è fatta salva la possibilità di sospendere o revocare lo stesso esercente l'attività funebre se da un controllo possano venire meno uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività. Perché il focus centrale evidentemente è questo, cioè il poter garantire in modo continuativo e funzionale l'attività che si intende svolgere. Segue, sempre per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, un'eccezione, diciamo così, che riguarda il contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni. Ecco, sul discorso delle piccole dimensioni, vi dico, è stato uno dei primi quesiti che mi sono stati posti da un comune dell'area vasta Emilia Nord e della regione Emilia Romagna, per cui mi si è chiesto quale fosse il parametro numerico, comunque insomma il parametro per cui definire un contesto di piccole dimensioni. Allora, io molto banalmente ho acceduto a internet e quindi ho trovato che sostanzialmente i comuni che hanno un numero di abitanti fino a 5.000 o comunque sotto i 5.000 abitanti viene considerato un comune di piccole dimensioni. Poi adesso non so se con Istat o per altri motivi questo parametro sia cambiato. E quindi il comune in contesti territoriali con queste caratteristiche o svantaggiati, per poter assicurare la continuità del servizio di onoranze funebri verso la propria collettività, cosa può fare? Può valutare positivamente la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre ad imprese che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo ulteriori modalità, come accordi o altre forme contrattuali intrattenuti con imprese funebri già in esercizio. Tale facoltà risulta ammissibile esclusivamente qualora sia necessario garantire la continuità del servizio, tenendo conto che un'autorizzazione ottenuta in questo modo non abilita il soggetto ad operare indistintamente in ulteriori ambiti del territorio regionale, perché la questione, e quindi l'autorizzazione di quel comune, è fatta specificamente per quel contesto
territoriale svantaggiato, piccola dimensione, eccetera, basta. In compresenza di più imprese nel medesimo contesto territoriale svantaggiato o di piccole dimensioni, qualora la continuità del servizio funebre sia già assicurata da una o più imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, chiaro che non è ammissibile l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti che dichiarano requisiti sul personale attraverso i sopra ricordati accordi o con altre forme contrattuali. Mi avvio alla conclusione di questa mia breve dissertazione, confermando anche nella nuova DGR, nella nuova delibera di approvazione della nuova direttiva, il tema della vigilanza che è sempre in capo ai comuni, che è sempre in capo ai comuni e questa non cambia, anche perché non è cambiata la legge, la nostra legge. La legge regionale 19, all'articolo 6, comma terzo, prevede che il comune eserciti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge in parola. Al comune, cui è presentata la SCIA, è assegnato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre ed il mantenimento da parte delle imprese funebri, sia del contingente minimo di operatori funebri e di mezzi, sia che la dotazione di operatori funebri e di mezzi sia adeguata e quantitativamente e qualitativamente allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese, complessivo, no? Tre attività che abbiamo visto all'inizio. In modo da assicurare che nello svolgimento dell'attività funebre sia sempre utilizzato il personale adeguato alle prestazioni che di volta in volta sono eseguite, che per quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro corrisponde al numero dei quattro operatori, cioè da qui non si scappa. A questo scopo il Comune può procedere, secondo il proprio impianto regolamentare, evidentemente, al controllo periodico e a campione della sussistenza dei requisiti posseduti dalle imprese funebri in modo da verificare il mantenimento dei requisiti nel tempo. Io avrei terminato, nel senso che volevo raccontarvi questo e niente, vi attendo qualora fossi in grado di rispondervi a Beh, voce, altrimenti mi sì. scrivete. Allora, in chat per il momento non ci sono state ancora delle domande, dunque invito i partecipanti a iniziare a scriverle mentre appunto vi do qualche indicazione e vi do tempo appunto per scrivere qualche domanda. Se poi è tutto chiaro, possiamo magari approfondire qualcosa della materia, anche perché appunto è stato molto dettagliato. Però penso che qualche domanda, qualche dubbio, sulla gestione è sempre opportuno chiarirlo. Allora, intanto vi do qualche indicazione. Già da questo momento è possibile iscriversi al nostro webinar del 22 ottobre, sempre dalle 10 alle 11:30, sulla Safety Security a questa pagina che ho appena scritto nella chat. Vi ricordo appunto che adesso possiamo anche appunto, vi invierà a breve una mail con tutte le indicazioni come al solito. Ricordo ancora che per l'attestazione di iscrizione occorre partecipare almeno al 20% del tempo e bisogna sempre completare prima il questionario, dopo l'attestazione da parte del nostro staff e poi dalla pagina dei miei eventi potete scaricare l'attestato. È arrivata già una prima domanda, dunque silenzio la mia webcam e il mio microfono e vorrei appunto e continuerò a scrivere diverse domande man mano che. Eccomi. E dunque, non abbiamo mai previsto una checklist rispetto alle tipologie dei contratti di lavoro, perché i contratti di lavoro, abbiamo sempre citato, sono quelli previsti dalla normativa vigente. Abbiamo introdotto nella nuova DGR
direttiva anche un riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro e l'estensione alle forme societarie e quelle previste del codice civile, con alcune esclusioni che non sono in grado in questo momento di potervi dire, perché l'atto amministrativo di cui vi parlavo all'inizio della mia relazione non è ancora efficace. Rispetto alla seconda domanda, la nuova DG regionale entrerà nel merito anche del funzionamento delle strutture del commiato delle case funerarie. Non ci sono novità in questo senso, nel senso che vale quanto già previsto dalla normativa. Sto tentando di leggere una domanda, ma arrivandone delle altre mi si alzano, mi si abbassano le righe, scusate. E dunque, sul territorio è presente un'agenzia di pompe funebri, la quale a fianco della sua sede ha costruito una casa funeraria. Come mi devo comportare per l'autorizzazione? E risponderò. Il contatto a chiamata è in linea con la norma per garantire il requisito del personale. Allora, io rispondo in questo modo, come ho risposto a molti comuni. I requisiti del personale debbono essere tali per cui, e lo posso andare a riprendere a suo tempo, sui requisiti per il personale. Scusate che vorrei andare a cercare. Sì. Non riesco a trovarlo da lì, forse faccio prima a guardare le mie slide, così lo trovo prima e senza inventare nulla vi leggo quanto è previsto rispetto ai requisiti del personale. Ogni impresa deve disporre di almeno 4 operatori in possesso dei requisiti previsti. Questa disponibilità deve essere assicurata secondo forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente e purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta ed assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza sul lavoro e soprattutto di effettuare in via continuativa l'attività che si deve svolgere. Quindi questa è l'unica risposta che siamo in grado di dare. Gli strumenti sono gli strumenti previsti dalla normativa nazionale, pertanto abbiamo previsto, diciamo così, nella direttiva nuova diciamo così, un incremento per quanto riguarda uomini e mezzi rispetto ad un aumento dell'attività, ma è una cosa che vi posso accennare solo così in questa circostanza, in questo momento. Per il modo di trasporto di salme, il personale che effettua il servizio deve avere i requisiti previsti dall'articolo 74. Io mi scuso, ma l'articolo 74, detta così, non me lo ricordo. E i moduli di trasporto non li vediamo noi, ma vengono predisposti da altri soggetti. Allora, lo stato attuale rispetto alla domanda di Alessandra Vezzoni, l'apertura di una sede secondaria in una regione diversa da quella della principale
È soggetta all'istituto della SCIA per sede secondaria oppure è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione. Ora, stante, cioè a bocce ferme, diciamo così, della normativa, le sedi secondarie non hanno la necessità di una SCIA al momento. La SCIA serve per la sede principale. Allora, vedo che altri partecipanti stanno digitando, dunque aspetterei ancora qualche attimo per per altre domande che stanno arrivando in chat. Dunque vi chiedo ancora un attimo di pazienza, così possiamo proseguire con la nostra domanda e risposta. Dunque non vi spaventate di questo silenzio, diamo solamente il tempo ai partecipanti che stanno scrivendo in chat di appunto completare la loro domanda. Allora, è arrivata un'altra domanda. Devi riattivare il microfono. Stavo guardando un attimo una cosa perché. Dunque, mi viene da dire immediatamente sì, però preferisco approfondire. Ah, chiedo scusa, la domanda di Silvia Foscarini. Il responsabile della conduzione dell'attività della sede legale può essere lo stesso della sede secondaria. Responsabile scritto in questo modo mi viene da dire di sì. Però devo approfondire un attimo. Intanto io leggo l'intervento di Pierina che ci scrive che a seguito della legge regionale Calabria del 2018, la numero 22, abrogata poi dalla legge regionale del 2019, del 2 maggio 2019, sul versante ionico calabrese si è creato un caos tra le imprese e i comuni e appunto ci voleva far partecipe di questa. Di questa esperienza, di questa sua esperienza. Nel frattempo c'è anche una domanda di Cristina che l'ha un po' spezzettata, dunque la leggo io. Nello specifico, quali sono i requisiti del personale e da chi vengono formati? Oddio, è un elenco un po' lungo, dovrei andare a vedere, cioè ve lo dovrei dire magari rispondendo in forma scritta. Ora sto leggendo, immagino sia tu Paola. Riportato la domanda per averne poi Certo. memoria. E intanto, se abbiamo qualche altra domanda, aspetterei ancora un pochino, anche perché vedo che l'argomento sta suscitando domande, dunque se ci sono ancora dei dubbi o comunque se volete in qualche modo farci presente anche della vostra esperienza, abbiamo comunque tutto il tempo a nostra disposizione. Dunque vi lascio ancora qualche attimo. In ogni caso, intanto per rispondere alla domanda 8, perché specifico quali sono i requisiti del personale da chi vengono formati, allora da chi vengono formati è una cosa che non stabiliamo noi, regione, nella maniera più assoluta. Ci sono delle indicazioni che sono descritte nelle due direttive attualmente in vigore, quindi se
fosse necessario eventualmente inviare i due atti normativi e i due atti amministrativi, questo lo facciamo assolutamente. In ogni caso, sì, qualche elemento che riguarda i requisiti formativi è descritto nella prima direttiva, approvata con la delibera di giunta 156 del 2005, sì. Allora, se ci sono altre domande possiamo proseguire, altrimenti possiamo anche eventualmente poter segnalarci qualche aspetto che volete maggiormente approfondire. Vi ricordo, abbiamo ancora molto, molto tempo a nostra disposizione, dunque possiamo sfruttare al meglio questo tempo che abbiamo tra noi e anche le competenze e la preparazione della nostra relatrice. Siamo qui, dunque qualsiasi cosa, possiamo aspettare ancora qualche attimo. Io ne approfittavo perché sto leggendo il contributo della Regione Calabria e sarebbe interessante per noi Regione Emilia-Romagna conoscere quale sia diciamo così, il livello di caos o quali siano le motivazioni che hanno portato a queste difficoltà che la collega rileva fra imprese e comuni. Posto che non è, diciamo così, nelle intenzioni della nostra regione mettere mano alla legge regionale 19 che conserva tutta la sua validità. Tuttavia, questo per noi è importante ed è interessante anche per capire come funzionano le altre regioni. Tema che comunque noi come Regione Emilia-Romagna teniamo sempre in considerazione ogni qualvolta si produce un atto amministrativo, ancorché un atto legislativo. Quindi questo per noi a latere della discussione dell'argomento di quest'oggi interessa. Sto leggendo in questo momento, sempre la collega della Calabria, le difficoltà di noi operatori SUAP e sono le stesse difficoltà, con ogni probabilità, dei nostri comuni rispetto appunto a questi temi. Per questo motivo siamo intervenuti per rendere più chiari, come ho detto all'inizio di questo intervento, più chiari e se possibile, più chiari rispetto alla effettività o comunque ad individuare in maniera effettiva, chiara e precisa quelli che devono essere i requisiti che le imprese di onoranze funebri debbono avere per svolgere l'attività. Allora, intanto Pierina ci dice che il caos è stato creato da alcune imprese a danno di altre, mentre nel frattempo leggo e riporto la domanda di Alessio che scrive: quando si parla di imprese autorizzate all'attività funebre, si intendono le imprese che hanno presentato la relativa SCIA? E sì, anche perché attualmente i comuni autorizzano attraverso SCIA le imprese di onoranze funebri che chiedono appunto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, certo.
E per quanto riguarda invece la precisazione della collega della Calabria, non dico mal comune mezzo gaudio perché non lo è per niente, anche per dei fatti piuttosto seri che hanno, diciamo così, interessato la nostra regione. E è accaduto, accade anche questo, sì. Quindi imprese che a danno di altre svolgono in maniera, diciamo così, opinabile l'attività, con grossa difficoltà dei comuni per poter comprendere l'idoneità di queste imprese o meno l'esercizio dell'attività. Sulla domanda ad una salma non ancora definita cadavere può essere autorizzato un trasporto ad una struttura del commiato? Preferisco rispondere per iscritto in maniera che sia più chiara. È una domanda che mi è stata rivolta molto spesso e evidentemente se la vedo ricomparire forse qualche chiarezza ancora non c'è, quindi preferisco rispondere per iscritto. Vedo che altri partecipanti stanno digitando, dunque diamo modo a tutti di poter completare le loro domande per la relatrice. Nel frattempo vi ricordo che nei prossimi giorni avremo tutte le domande per iscritto nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti e che adesso vi riporto nella chat così per maggiore chiarezza. Eccola qui. E così li troverete insieme alle slide e le troverete insieme anche alla registrazione di questo evento. Allora, vedo che ancora più di qualche partecipante sta per completare la domanda, dunque attendiamo ancora qualche attimo e poi ritorniamo a rispondere. Intanto Paola, sto vedendo nella parte di sinistra chat una richiesta, posso fare un quesito su casa funeraria e struttura del commiato? Noi abbiamo risposto con diversi quesiti, con diverse risposte a questo tipo di quesito, ma ripeto, non c'è nessun problema. Qualora il quesito fosse già stato risposto, non farò altro che rinviare la nota protocollata di risposta. Ringrazio la collega Procopio. E dunque, io sto leggendo un contributo che mi sta dove leggo, ma SCIA e autorizzazione non sono sinonimi. La prima è una segnalazione di inizio attività e in questo caso il comune non autorizza ma valuta i requisiti, poi eventualmente chiede la conformazione in caso di dubbio o assenza dei requisiti medesimi. Intento però intanto però l'impresa inizia la sua attività. Allora, la forma di autorizzazione che il comune è tenuto a fornire ad un'impresa di onoranze funebri che vuole esercitare l'attività è la SCIA, per legge. L'altra, salve Regione Campania, hanno inteso definire i requisiti per la realizzazione di una casa funeraria, precisando in merito alla localizzazione che le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale. Questo determina la richiesta al SUB di procedimenti ai sensi articolo 8 DPR 160/2010 di realizzazione di case funerarie di variante urbanistica in zona agricola e del vincolo cimiteriale per realizzare una nuova struttura. La comunicazione è interessante, le strutture del commiato non rientrano nell'argomento di oggi, nell'eventualità mi si voglia inviare un quesito, vedo di rispondere in un secondo momento.
Il responsabile della conduzione dell'attività può essere un preposto diverso dal titolare o la legale rappresentante dell'impresa di attività funebre, come accade in altre attività commerciali. Sulla qualità del responsabile della conduzione, non. Dunque, vado a vedere, ma il responsabile, vado a vedere che faccio meglio prima di dire cose non precise. E dunque, sui requisiti del personale, ogni impresa funebre deve disporre di una persona specificamente individuata che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti e sono all'interno della nostra delibera 156 del 2005, che eventualmente, se di interesse, può essere inviata. Emilia, un secondo perché abbiamo perso devi ricominciare. Ringrazio la collega Procopio della Regione Devi Calabria, ricominciare perché purtroppo abbiamo assolutamente perso disponibile. per un blocco della rete. All'inizio proprio, dall'inizio Però non so da dove. dall'inizio proprio di quando stai proprio iniziando a Pronta? rispondere ad Alessandra Masi. Proprio si è proprio bloccata la rete. Ah, ok. Dunque, la domanda è: il responsabile della conduzione dell'attività può essere un preposto diverso dal titolare o legale rappresentante dell'impresa di attività funebre, come accade in altre attività commerciali? Io in realtà ho risposto andando a riprendere la slide, vediamo che numero è, altrimenti ve lo dico, e ecco qua. Allo stato. No, aspettate. Requisiti del personale, va dopo. Ecco, nei requisiti del personale i riferimenti sono all'interno della nostra direttiva, approvata con la delibera di giunta 156 del 2005, e quindi i requisiti sono là descritti. Dicevo che se è ritenuto opportuno, necessario o di interesse, sicuramente possiamo mettere a disposizione gli atti amministrativi di nostra emanazione. In ogni caso, qui dicevo che ogni impresa funebre deve disporre di una persona specificamente individuata che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività e tale responsabile deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti e sempre nella direttiva si specifica meglio anche rispetto al quesito che mi è stato posto. E niente, poi ringraziavo la collega della Regione Calabria, anche per la loro disponibilità. Grazie. Bene, allora vi ricordo che abbiamo ancora del tempo a nostra disposizione. Comunque sia, vediamo se ci sono altre domande, altrimenti rimandiamo all'appunto, troverete poi le risposte, per iscritto nella pagina di eventi, dunque possiamo aspettare ancora qualche attimo se ci sono ancora delle domande. Vedo che qualcuno sta digitando, dunque attenderei ancora qualche attimo. E poi appunto vediamo se è tutto chiaro, non ci sono dei punti da approfondire e se non arrivano altre domande possiamo anche iniziare ad andare verso le conclusioni. Una domanda, Paola, ne approfitto, è la prima volta che faccio questa cosa e sono un po', come dire, imbranata, diciamo, in Emilia Romagna.
Queste domande io riesco a scaricarmele, a vedermele, uno per poter rispondere in maniera compiuta o più approfondita rispetto a quesiti che non hanno trovato risposta quest'oggi, ma anche serve a me come regione per comprendere le difficoltà e capire anche la nuova direttiva se sarà in grado, secondo me sì. Però, insomma, mi serve per avere un po' il polso della situazione rispetto appunto, soprattutto ai comuni, perché penso siano quasi tutti comuni, alcuni Assolutamente, io peraltro appena finisce conosco i nomi il delle nostro persone incontro, perché sono sarà poi le mia cura persone che mi inviarti riferiscono. immediatamente le domande, dunque tu non devi fare altro, ti arrivano per mail e così avrai tutto il tempo, avrai il file con tutte le domande per poter poi rispondere secondo i tempi, insomma dandoti anche del tempo per poter rispondere perché alcune appunto ho capito sono abbastanza complesse e poi dopo i partecipanti le troveranno nella loro pagina. Dunque io te le invio per mail nel momento in cui chiudiamo la trattativa. Sì. Allora, non, nel frattempo non D'accordo, ci sono grazie. state altre domande o richieste di chiarimenti. Allora, vedo che alcuni stanno già ringraziando. Dunque a questo punto, poiché la trattazione è stata molto chiara e comunque abbiamo cercato di sviscerare il problema e tutti i quesiti che si possono porre, c'è anche la possibilità appunto che a breve troverete tutte le risposte nella vostra pagina di eventi. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti per aver partecipato, ringraziare soprattutto la nostra relatrice Milvia Folegani per la disponibilità e la professionalità. No, c'è una richiesta. Allora, assolutamente vorrei proporre di approfondire anche il tema casa funerarie e strutture per il commiato. Possiamo proporre sempre al nostro coordinamento di poter magari poi creare un webinar ad hoc su questo tema. Dunque, grazie Claudia per questa richiesta. Vedremo se è possibile attuarlo. E allora ringrazio ancora tutti, ringrazio la dottoressa Paron, ringrazio Milvia Folegani, grazie a tutti voi per aver partecipato. Vi rimando all'appuntamento del 22 di ottobre, mi raccomando iscrivetevi, sempre numerosi. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo. Grazie.